con la Papamobile in Piazza Unità. Oltre 140.000 persone hanno seguito la visita di Papa Francesco a Trieste sulle reti media nord-est. La visita del Santo Padre, che ha chiuso la settimana sociale dei cattolici, è stata trasmessa in diretta dalle 7 alle 14 su Tele4, TV12 e Antenna 3. La grande risposta dei telespettatori è l'ennesima conferma del carattere di servizio pubblico delle televisioni del gruppo, primo per dati di ascolto anche in Friuli Venezia Giulia. Un lavoro di squadra con quattro truppe sul campo e il segnale della TV del Vaticano, una diretta che non ha perso un momento della visita del Papa nella città della Bora, dall'arrivo in elicottero documentato da visuali differenti in Porto Vecchio. Già l'elicottero di Papa Francesco. Siamo vicinissimi all'elicottero, siamo a un passo. Alle parole dense di ricordi d'infanzia sul capoluogo giuliano. Ci insegnava tante canzoni. Il generale Cadorna scrisse La Regina. Se vuol guardare Trieste, che la guardi in cartolina. E questo è un... Poi la riflessione sui pericoli che sta correndo la democrazia nella sede convegnistica del Generali Convention Center. Possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito. E finalmente l'abbraccio della città, i baci del Papa in Piazza Unità ai bambini. Bino, credo, no? Sì, perché sì, posso sì, vedere confermo. Dall'altro megaschermo. Un bacio... C'è ancora un bambino. Sulla fronte anche questo bimbo, un altro ancora. Dunque il messaggio alla Trieste che accoglie, alla città di frontiera. Trieste è una porta aperta ai migranti e a tutti coloro che fanno più fatica. Infine il bagno di folla sulle rive e la ripartenza dal Molo Quarto. Veramente un'emozione, tante persone che dopo il saluto piangono di gioia. Signora, la vedo emozionatissima. Ha abbracciato il vostro bambino? Sì, tanti grazie. Bueno, estoy muy contenta. Nel bacino del Molo Quarto, ecco. Una verso Piazza Unità, si alza in volo Papa Francesco con l'elicottero del Vaticano. Più di 140.000 persone hanno seguito passo dopo passo i momenti, le emozioni e le riflessioni profonde di una giornata indimenticabile. Per il gruppo Media Nord-Est, un successo frutto del vostro affezionato ascolto. Un network sempre punto di riferimento per il territorio nei momenti che segnano la storia delle nostre terre. Tutto questo grazie a voi.